3, 2, 1, ciao a tutti amici, benvenuti in questo... 3, 2, 1, ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto vedere dal titolo, sarà un video... Intervista doppia! Dopo due anni almeno. È stato uno dei primi video che abbiamo fatto. E tu eri piccolissima, io l'ho rivisto questo video. Avevo sette anni! Io adesso ce ne ho 9! Ne stavo per fare 10! Ok. Direi di non perderci in chiacchiere e iniziamo il video! Sasso, carta, forbice. Sì. Come sempre. Oh, questo l'avevo fatto nell'altro video. No, forbice io e tu. Sbagliato. Ok. Ho pensato troppo in fretta. Ok. Nome: Chiara. Giorgia. Soprannome: Chiaretta o Chiaru? Chiaru. Sì, mi chiamano le mie compagne. E Chiachia no? Eliminato? No. Io... La chiamo mamma così. Quindi un soprannome. Ok, Chiachia anche. E io invece, principalmente Jo, anche ogni tanto Jojo, però poche persone lo fanno, e Giorgi, abbastanza, ma neanche tanto, lei, è vero, lei un bel po'. Però in generale Jo tantissimo. Età. 9, sto per fare 10. E io invece ne ho 16. Ne devo fare 17. Fra qualche mese. Esatto. Aiuto. Oh my god. Compleanno: l'1 agosto. Io il 2 ottobre. Quindi l'1 e il 2. Professione: studentessa. Anche io studentessa. Che classe fai? Facevo la quarta, visto che ho finita la scuola, sto facendo la quinta, fra un po'. Esatto, essendo finita la scuola, io ho appena finito il terzo anno di liceo linguistico e adesso devo iniziare il quarto e poi ho l'ultimo anno, ho la maturità e poi si va all'università. Aiuto! Che sport fai? Ginnastica artistica. Nuoto. Film o serie preferita? Allora, come film mi piace... non lo so. Vabbè, come serie mi piacciono le serie tipo di ginnastica, una cosa così. Sì, a Chiara piacciono molto le serie di ginnastica. Ne ha vista una, adesso non so come si chiami, come si chiama? Atterraggio perfetto. Atterraggio perfetto. L'ho visto un sacco di volte. L'ha vista minimo 3 volte, io ormai so a memoria 4 volte. Ecco, infatti. Io invece posso parlare io adesso? Certo. Grazie. Io invece come film non guardo tanti film, mi piacciono i film della Marvel, quelli sì, anche se ultimamente non li vedo molto, anche quelli di Harry Potter sono belli, però diciamo che come film in realtà non ne vedo molti. Però come serie mi piacciono diverse serie, però rimarrò fedele a Teen Wolf. È la mia serie preferita da una vita. È vero. Quindi Teen Wolf. Mm-hmm. Cantante preferito? Allora, non è che io ho proprio cantante preferito, però c'ho band preferita. Cioè, ce n'ho un po'. BTS. Blackpink e Naipen. Vabbè, quello dello scorso video praticamente. Per quanto riguarda invece me, diciamo un po' gli stessi, anche se in realtà dei cantanti preferiti ce li ho, e sono principalmente Taylor Swift, magari mi piace anche molto Lana Del Rey. Comunque ci sono diversi artisti solisti che mi piacciono, però come io principalmente sono per i gruppi, anch'io sono per i gruppi, anzi diciamo che l'ho portata più che altro io in questi gruppi, e sono i BTS, come me praticamente, Stray Kids, tantissimo gli Stray Kids. Idem.
Jenaipen, che tra l'altro abbiamo incontrato, non smetterò mai di dirlo, TXT, di Tomorrow by Together anche chiamati. Cosa stai facendo, Chiara? Stai ferma. Hola. Mi piacciono le Seraphim, che è un gruppo femminile. Chiara è nel suo mondo. E questo. Yeah! Ah, Amo la musica. ok. Pure Canzone preferita? io. Allora, S-Class degli Stray Kids K-pop. Infatti. Oppure anche di un gruppo femminile, Le cioè le Seraphim. Seraphim, come si chiama quella Eve band? Psyche and the Bluebirds Quella che stavo facendo prima. Boom, 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 nani, Le piace la canzone boom, e le piace la coreografia. Molto. Allora, io non ho una canzone preferita in realtà. È difficile perché io ascolto tantissima musica. Mi piace molto di questo gruppo che non ho nominato prima, cioè i CIX. Siamo dei movie star. Chiama 458 la canzone, è bellissima. E sì che la conosci, Chiara! Quale? La conosci quella con Ah, sì, la quella. Ah, cantante, sì, il cantante principale che ho aveva i capelli rossi. capito. Ok. She's a movie No, non è star. quella. Sì, lo so. Quella E mi piace, anche a me piace. piace a me. Mi piacciono in realtà moltissime canzoni, però Save Save me, kill me, save me. Però non è tra le mie preferite, anche tipo Sì, questa è un po' BTS. nuova. TS Epiphany, che è una delle mie preferite in assoluto. Poi per quanto riguarda non K-pop, ma in generale la mia canzone preferita, non del momento, ma in generale, si chiama War of Hearts di Ruel. Bellissima. Andatela ad ascoltare perché è molto molto bella. Ma smetti di. Sii partecipe, dimmi qualcosa! Non lo so. Ok, prossima domanda. Vabbè. Prossima domanda. Hai un fidanzato? Sì, ce l'ho e si chiama Leonardo. Io no. Io ancora no! Vabbè, capita. Non sono alla ricerca in particolare di un fidanzato al momento. Cioè, se capita, ok, altrimenti niente. Fa niente. Non mi cambia la vita comunque. Ok, prossima domanda. Colore preferito? Allora, io ce ne ho due. Azzurro e viola. Anche Sì, a lei piacciono molto questi, soprattutto il verde viola. acqua, in realtà. Il viola secondo me è quello proprio che ti piace di più di tutti. Il La vita. mio rimane sempre Azzurro. l'azzurro! Sempre! Capo d'abbigliamento preferito? Allora, mi piace come stile, tipo. Sto grattando pantaloni e maglietta top, tipo una roba del genere. Mi piace questo stile, la vita. Chiara ha parlato principalmente di stile, però io parlerò di capo d'abbigliamento come dovrei parlare in realtà, vero Chiara? Allora, per quanto riguarda il mio capo d'abbigliamento preferito, sono i jeans particolari, non jeans normali così. Jeans e pantaloni in generale, quando sono particolari mi piacciono tantissimo, infatti ne ho di tutti i tipi, di tutti i colori. Cibo preferito. Allora, a me piace il McDonald's, però di più il sushi. Il McDonald's. Il sushi mi Ma piace. che cibo E è? il sushi, ieri l'abbiamo mangiato. Anche Il se. sushi. Anche se a me piace. Cioè, io lo mangio il McDonald's e poi dico che cibo è. Vabbè, comunque, il mio piatto preferito, il mio cibo preferito, la pizza e il sushi. Assolutamente. Io amo questi due cibi. Negozio preferito. Allora, a me piace Shein. Shein non è un negozio. Sì, vabbè, ma è online. Però comunque come tipo negozio, non online, Bershka, sì, H&M, questa è la cosa di H&M, Zara e basta. Io invece, per quanto riguarda il negozio, come si deve, penso Bershka. Bershka, mi piace anche molto Jennifer. Anch'io! Io ho una maglia bellissima che in estate la metterò quando faremo dei video.
Io un sacco, ho un sacco di cose, sia di Bershka che di Jennifer. Jennifer per io lo amo. Però ci vado soltanto quando vado in Sicilia, perché qui vicino dove abito io non c'è, ma non penso ci sia. C'è a Siracusa, in Sicilia. In Sicilia. Quindi quando andiamo in un certo centro commerciale c'è questo negozio, io ci vado sempre a comprare qualcosa. Pure io. Ok. La città che vorresti visitare? Allora, vorrei visitare New York. New York, io ci sono stata 3 volte. Io no, però ci dovevamo andare. Però sì, è vero. Col Covid, quel maledetto me lo uccido. Allora, io invece a New York ci sono stata molto spesso, 3 volte, soprattutto quando ero piccola, perché appunto lei non c'è mai stata, io invece sì, quando ero più piccola andavamo tantissimo all'estero, adesso no. E ci sono state 3 volte appunto, e la quarta volta che ci dovevo andare, vero Chiara? Era nel 2020, giusto il Covid, e non siamo potuti andare. Però comunque, per quanto riguarda dei posti che voglio visitare, città in cui non sono stata neanche una volta, io vorrei andare in Corea. Volevo dire proprio quello, a Seoul in Corea, sì, che è la capitale della Corea del Sud. Esatto. E poi anche a Tokyo in Giappone. Sì, lo so, sono entrambe dell'Asia. Vorrei andare anche a Parigi. Non ci sono stata neanche una volta a Parigi. Però sei andata in Francia. Sono stata in Francia, però non sono stata a Parigi. Sono stata ad Antibes, in Costa Azzurra, con la scuola. E poi il prossimo anno andiamo in Inghilterra. Sì. Quale desiderio chiederesti al genio della lampada? Allora, il mio desiderio, se sarei davanti al genio della lampada, vorrei tipo incontrare voi, una cosa bellissima, e anche andare in Corea. Allora, puoi chiedere, e anche avere l'iPhone. Puoi chiedere i soldi, ci stai di meno. Non lo so in realtà che cosa cosa potrei chiedere. La cosa dei soldi non mi dispiace, perché a me piace molto andare tipo all'estero e cose del genere, quindi per riuscire a viaggiare devi avere tanti soldi. Tu che cosa sceglieresti? Proprio una sola cosa? Andare in Corea? A Seoul. Non ne sono sicura. In realtà non lo so, perché sì, allora magari chiederei di avere altri desideri, così posso farne di più. Questa è una cosa intelligente. Chiedo altri desideri. Se avessi la possibilità, viaggeresti nel futuro o nel passato? Allora, se c'è la possibilità di viaggiare nel tempo, vorrei viaggiare nel futuro. Nel futuro? Sì. Perché? Dai una spiegazione. No, perché vorrei vedere cosa succede nel futuro. Anche io penso nel futuro, perché più che altro magari non un futuro vicino, un futuro molto più in là, perché sono curiosa di quello che succederà quando già noi saremo morti, no? Esatto. E è molto curiosa, perché comunque vedendo che quanto la tecnologia si sia evoluta in questi ultimi 40 anni all'incirca, Mi interesserebbe molto sapere a quanto possiamo l'uomo arrivare in tantissimi anni, cioè per esempio 200 anni. Quindi sarei curiosa, più che altro è una cosa di pura curiosità. Mi andrebbe di visitare il futuro. Vinci alla lotteria, cosa faresti? Allora, se vincessi la lotteria vorrei tipo viaggiare con l'aereo, vorrei spendere soldi per fare dei viaggi e per avere una villa anche molto costosa. E per prenderti l'iPhone, perché sì. Chiara è fissata con l'iPhone. Sì, sì, tanto io ci avrò il suo quando farò il compleanno, più là. Comunque, invece per quanto riguarda me, io sono, allora, non so, allora penso pure io per viaggiare, io adoro viaggiare, proprio è la cosa
che amo di più probabilmente, quindi principalmente viaggiare, il resto non so, non mi interessa particolarmente. Viaggiare, sì. E spenderei per farmi un bel viaggio. Quale superpotere sceglieresti? Allora, se potessi avere un superpotere vorrei tipo spostare le cose e insieme a spostare cose e farle arrivare a me anche. Quindi spostare le cose... Tipo fare così come 11. Come 11 di Stranger Things. Sì. Quindi tu stai dicendo che vuoi spostare le cose con la mente. Sì. E quindi... farle arrivare anche a me. La telepatia. Sì. Si chiama telepatia questo ecco. Potere. Sì. Allora, io non ne ho idea. Forse il teletrasporto. Mi è sempre piaciuto il teletrasporto. Quindi penso che andrò con il teletrasporto. Pure io. Ok, le domande sono finite. Direi che il video può finire qui. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, ding dong ding dong. Mettete like, commentate, condividete, fate tutto quello che volete tranne il dislike. E spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. They think that I am a rebel. They want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is successful. I think that work is successful. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with.